Un viaggio nel tempo nel regno della bellezza, in scena Cosmoprof Worldwide Bologna 2019, la manifestazione B2B per l'industria cosmetica, leader a livello mondiale. 3.033 gli espositori provenienti da oltre 70 paesi, oltre 265.000 operatori professionali da ben 152 nazioni. La manifestazione registra una crescita dell'8,2%. All'interno, da ieri al via anche Cosmopac, salone dedicato al contract manufacturing e al private label, al packaging e al comparto di ingredienti e materie prime, la cui presenza segna quest'anno un bel più 9%. Molte le iniziative ospitate, tra le quali la settima edizione di Cosmopac Factory e un convegno sulle nuove tecnologie. Le aziende del polo della Cosmesi di Crema sono peraltro ancora protagoniste di questa nuova edizione di Cosmopac Bologna grazie a Collettiva Italia, 200 metri quadri all'interno del padiglione 20, una vetrina prestigiosa nel cuore del più importante salone internazionale dedicato alla filiera produttiva della cosmetica in tutte le sue componenti. Soddisfatto il presidente Matteo Moretti, che sostiene come la presenza unitaria del polo aiuti a valorizzare il territorio e a promuovere l'idea di sinergia e del Made in Italy. Ci sono poi anche aziende associate al polo presenti con stand individuali, sono una trentina e occupano un'area complessiva di circa 2.000 metri quadri. Grazie ai nuovi ingressi, il numero complessivo degli associati al polo è di oltre 70, per un fatturato aggregato di circa 700 milioni di euro, con oltre 2.800 addetti in un settore in cui la Lombardia è leader e la provincia di Cremona da sola copre il 4% del mercato nazionale. Del resto, l'industria cosmetica italiana è un'eccellenza e lo dimostrano i numeri. Nel 2018, a fronte di una contrazione del PIL, il fatturato globale del settore ha mantenuto un trend comunque positivo, più 2,1%, superando gli 11 miliardi di euro. E allora non potevamo mancare a questo importante salone della bellezza a livello internazionale ed offrirvi così le immagini che potete vedere.